Fammi capire bene, stai dicendo che il produttore del mio smartphone, piuttosto che del tuo, volutamente nel momento in cui ingegnerizza quel prodotto, lascia degli spazi aperti di vulnerabilità? Assolutamente sì. Gianni, da bambino avrai avuto un sogno in particolare? Sognavi di fare quello che stai facendo o sognavi altro? Guarda, in onestà, visto che siamo proprio alla casa dell'aviatore, quando ero piccolo volevo arruolarmi in aeronautica militare e fare il pilota militare come sognano tanti bambini. Poi la vita mi ha portato su altre strade e comunque poi in un certo modo mi sono occupato di queste tematiche da un altro punto di vista, quindi magari non volando, volevo far volare aerei, faccio volare computer e scrivanie, ma più o meno. Ecco, ci spieghi un po' il tuo lavoro, in cosa consiste. Il mio lavoro è un po' difficile da spiegare. Facciamo finta che lo stessimo spiegando, che ne so, a una mamma o una zia anziana che non ne sa nulla di tecnologia, di sicurezza. Ecco, che lavoro fa Gianni? Premesso che mia madre forse ne lo sa neanche lei, quindi io mi occupo principalmente di definire quelle che sono le tematiche legate alla sicurezza informatica, sia da un punto di vista di protezione, no? Quindi come proteggere gli asset importanti di un paese, porti, aeroporti, anche infrastrutture mobili come treni, navi, comunicazioni satellitari Perché se e dovesse succedere un problema a una di queste infrastrutture, tecnicamente la crisi com'è che. la crisi viene Cioè, cosa, gestita. gli effetti quali sono e come viene gestita? Allora, gli effetti ovviamente sono molto grandi, nel senso spesso noi pensiamo alle problematiche di cybersecurity come un qualcosa legato alla sottrazione di credenziali La password ti esatto, viene la rubata, password, ti craccano la mail. esattamente, oppure il denial of service, no? In cui si satura il flusso di banda su un servizio fino a buttarlo giù. Oggi si parla di cose ben più strutturate. Immaginate che cosa significa attaccare una infrastruttura ferroviaria e andare ad attaccare lo scambiatore dei treni durante il passaggio di un treno, oppure disattivare i sistemi di freni di una nave che è in approccio al porto. Ormai non c'è più la divisione fra il mondo cyber e il mondo fisico. Ormai l'interconnessione fra i due mondi crea che i danni siano non solo nell'ambito cyber, ma anche e soprattutto nel mondo fisico. Si parla spesso, tra l'altro, di attacco cyber, ma sarebbe forse più corretto parlare di guerre cyber. Quante ce ne sono in giro in questo momento mentre noi stiamo parlando? Mentre noi stiamo parlando, riconosciute ci sono almeno 5 guerre informatiche o cyber war. Ci sono fra paesi. Più che fra paesi, fra blocchi di paesi. Ed esistono dei paesi proxy in cui queste guerre scaturiscono in maniera più virulenta. Paesi proxy cosa vuol dire? Paesi proxy sono Spieghiamolo sempre alla mamma. paesi proxy sono paesi in cui solitamente sono stati minori che si prestano a essere utilizzati come canali per stati più grandi in dei conflitti. E anche perché è più di difficile attribuzione. Il problema dell'attribuzione nella cyber warfare è sempre stato un grosso problema anche geopolitico, nel senso quando si fa la guerra tradizionale e si invadono i paesi con dei carri armati che hanno delle bandiere e delle insegne. Nella cyber war questo non esiste e quindi difficilmente, soprattutto se un attacco è ben congegnato, si riesce a capire chi è cosa e soprattutto se questo attacco informatico viene da un gruppo hacker autonomo o se sono gruppi legati a uno stato e quindi che seguono una strategia. Ecco, dal punto di vista della tecnologia, è chiaro che nel momento in cui una guerra incontra una tecnologia, ci sono anche dei produttori di tecnologia che o approfittano di questa guerra o comunque, diciamo che possono anche chiudere un occhio in alcuni casi. Assolutamente sì. Noi oggi siamo sommersi di device prodotti in Asia e utilizziamo tutti i software non prodotti in Europa in generale, soprattutto non in Italia. Questo ovviamente su questo scenario ci pone in un livello di asimmetria dell'informazione. Mi sono trovato più spesso nella mia carriera lavorativa, sia ne ho parlato alle Nazioni Unite di quella che è la problematica delle backdoor infrastrutturali, e sia per Le altre. backdoor sono Le backdoor come? sono porte d'ingresso che i produttori, insieme in concordato con degli stati particolari, lasciano all'interno dell'hardware per sfruttare queste vulnerabilità al loro utilizzo quando Scusa, serve. spieghiamo, fammi capire bene.
Stai dicendo che il produttore del mio smartphone, piuttosto che del tuo, volutamente, nel momento in cui ingegnerizza quel prodotto, lascia degli spazi aperti di vulnerabilità? Assolutamente sì. Consideriamo che oggi l'85% della rete infrastrutturale italiana è prodotto con dell'hardware in cui sono segnalate delle backdoor. E quindi questo ovviamente non creerà problemi attualmente, ma sicuramente creerà dei problemi in futuro, quando ci saranno sempre più oggetti interconnessi, quando sempre più dati economici, sanitari, personali transiteranno attraverso queste infrastrutture. Se volessi dare dei consigli alla gente per cercare anche un po' di avere un po' più consapevolezza di questo problema, anche a partire dai numeri, dei danni economici creati dai cyberattacchi e quello che la cyber security e la cyber intelligence fanno per cercare di contenerli. Se noi pensiamo che oggi circa 3 miliardi di persone sui 7 miliardi di popolazione hanno accesso a uno smartphone che ha all'interno delle caratteristiche e quindi anche degli apparati che possono dare localizzazione, microfoni, telecamere e altre attività, possiamo ben capire quanto forse si è corso troppo all'utilizzo della tecnologia senza creare necessariamente la consapevolezza del rischio informatico. Una delle consapevolezze che manca alle persone è soprattutto l'utilizzo della crittografia nei propri dati personali. Le persone oggi rilasciano con troppa facilità troppe informazioni di se stessi. Queste informazioni possono essere utilizzate sia da attacchi sporadici, quindi hacker cosiddetti, perché poi la categoria degli hacker è una categoria molto grande, ma sia anche da gruppi state sponsored, ovvero gruppi che fanno parte di un attacco più sistemico al sistema paese. Quindi quello che è un mio consiglio è di anche creare la consapevolezza dell'utilizzo di tecnologie crittografiche. Che ne esistono tantissime, ne esistono molte open source e quindi gratuite, e quindi si può analizzare anche il codice per sapere se ci sono problematiche di backdoor di cui parlavamo prima, ma oggi per esempio le persone utilizzano spesso la stessa password e a prescindere dalla password non utilizzano nessuna tipologia di crittografia. Si stima che solo il 0,6% delle persone connesse oggi a internet mantiene i propri dati personali in maniera crittografica. Ovviamente poi avrai dei ritmi, sappiamo che ci sono alcune persone che preferiscono per esempio andare a letto molto tardi o invece molto presto e alzarsi viceversa troppo tardi, alcuni invertono il giorno con la notte. Tu hai delle abitudini in particolare anche da questo punto di vista? Guarda, da questo punto di vista io ho perso ogni cognizione di notte e di giorno, perché operando un po' su tutto il globo, con tutti i fusi orari del mondo, diventa un po' un problema avere un concetto di dormire, non dormire. Si dorme quando si è stanchi, ecco, non si dorme quando è mattina o notte, si dorme quando si è veramente esausti. Quindi non c'è una sveglia in particolare? Ci sono orari, ecco, non c'è una separazione fra giorno, notte. Poi questa vita comunque comporta anche molti sacrifici anche da un punto di vista personale, no? Non si può vivere come vivrebbe un ragazzo della mia età in maniera normale, bisogna fare sempre molta attenzione. E questo impatta magari anche nella propria vita personale, non poco. Ci hai pensato qualche volta, se non avessi fatto il lavoro che fai, ti sarebbe piaciuto fare qualcos'altro oppure comunque saresti nel settore? Se non facessi il lavoro che faccio oggi, mi sarebbe piaciuto essere un designer di luci, che è una cosa completamente diversa da quello che faccio, perché sono un appassionato di luci in generale, mi piace il concetto di luce, forse proprio perché lavoro... È la nemesi tra l'altro, esatto. Proprio perché lavoro nell'ombra, mi piace molto la luce, quindi forse avrei fatto quello. Mi ritengo un privilegiato per il fatto di fare un mestiere che comunque mi piace e soprattutto che ritengo utile. Però vivere con la consapevolezza sempre di portarsi appresso un computer che proprio non puoi perdere, o di avere una serie di schede di memoria che proprio non puoi perdere. Cioè, come la valigetta del presidente degli Stati Uniti. Quella mi sembra un'esagerazione, però diciamo delle informazioni che comunque potrebbero creare dei problemi, e sapere di essere anche un bersaglio per le informazioni che si hanno, e vivere con la consapevolezza di essere una sorta di bersaglio mobile per una serie di ragioni, fa sì che anche le scelte della tua vita privata ne risentano.
no? E allora anche magari persone che ti sono vicine cerchi un po' di allontanarle, un po' di avvicinarle, perché magari li avvicini quando ne hai bisogno, perché siamo tutti esseri umani, le allontani quando sai che sei impegnato in delle cose che possono creare dei problemi. E finché i problemi vengono creati a me, che me la sono scelta questa vita, è un conto. Quando si creano persone che magari non per scelta, ma solo perché ti hanno incontrato nel loro percorso, diventa più anche un'azione di responsabilità, no? In cui devi stare molto attento a quello che si fa. Il fatto, per esempio, anche che in questo momento ti stiamo facendo questa intervista, secondo te porta più danno da questo punto di vista a te, a quello che fai, o forse ti può essere anche utile, perché bisogna farla anche un po' in maniera trasparente, bisogna uscire anche un po' dall'idea, no, che questi addetti alla cyber security operino solo nell'ombra, non abbiano una vita, non siano delle persone con un volto, non vadano a bere una birra. Ecco, cosa stiamo facendo in questo momento? Siamo utili a Gianni o gli stiamo facendo un danno? Gianni di danni ne ha avuti abbastanza, in tutta onestà, quindi no, in realtà secondo me è bene anche che le persone sappiano che c'è chi lavora nell'ombra, sia a livello governativo che non, anche a livello privato, e che le persone sviluppino la consapevolezza che se ci sono persone che fanno il mio mestiere, che probabilmente c'è una problematica. Stiamo forse dando un volto a un settore, uno dei tanti volti, sicuramente non. Quanti siete? Cioè, hai dei numeri anche del mercato della cyber security, sia di aziende private sia poi di asset, diciamo, di Stato, di governo? Di persone che si occupano proprio di cyber warfare come me, quindi di guerra informatica, in Europa sono circa 500. Solo 500 persone? In tutta Europa? In tutta Europa. La cyber security in Italia, ci sono bellissime realtà consolidate negli anni, e il numero degli addetti al settore è in circa su un migliaio. Tra l'altro faccio un piccolo appello ai giovani di avvicinarsi a questo mondo, perché l'Italia ha sempre più bisogno di queste figure, sia in ambito governativo che in ambito privato, soprattutto in ambito privato, e consideriamo che sono figure che sono pagate generalmente il 30-40% in più della media di mercato degli informatici. Io ho un'azienda che si occupa anche di questo, e considerate che in Italia mancano al mercato almeno 7.000 esperti di cyber security. Che sono ingegneri sostanzialmente. Ma in realtà noi non assumiamo per titolo di laurea, noi assumiamo per capacità. Cioè, almeno io personalmente, la mia azienda non guardo neanche il titolo di laurea. So che l'università mi odierà, ma io dei quadretti appesi al muro onestamente non me ne faccio nulla. Stare in questo mondo non è facile, e bisogna essere sempre molto aggiornati, bisogna avere passione, non bisogna avere il concetto degli orari, pure per chi magari si occuperà semplicemente delle parti civili di questo mondo, non è comunque un mestiere facile, non è per tutti. Non è un mestiere di quelli che ti fa cadere la penna alle 18? Assolutamente, è la passione che guida le persone a farsi nottate davanti a un terminale, o a studiare, o a decifrare sistemi, o a ingegnerizzare sistemi. Non è lo stipendio. Lo stipendio sarà sempre troppo basso rispetto alla mole di lavoro che è a rischio. È a rischio. Cioè. Gianni, vogliamo immaginare l'Italia 2030, forse anche 2040. Due scenari. Da un lato vinciamo la battaglia sulla cyber security, dall'altro la falliamo, e magari insieme a noi la fallisce l'Europa. Se noi vinciamo questa guerra, potremmo essere un paese, noi insieme al nostro continente, leader focale da questo punto di vista, in cui possiamo dire la nostra ed essere un punto di riferimento per altri paesi. Perché ovviamente, se noi guardiamo un'economia digitale, sempre più digitalizzata, se un paese non è sicuro, un paese non ha attrattiva per gli investitori. Se non ha attrattiva per gli investitori, non ha mercato. Se non ha mercato, ha problemi di prodotto interno. Se ha problemi di prodotto interno, ha problemi di debito. Se ha problemi di debito, ha problemi strutturali. È tutto un concatenarsi di problematiche. E in questo scenario, dove da un lato abbiamo produttori di hardware in Asia, produttori di software sulla sponda americana, sul nuovo continente, l'Europa che fa? L'Europa... O cosa dovrebbe fare? Cosa potrebbe fare? L'Europa in questo momento parla di massimi sistemi, parla di andare a recuperare miliardi qua e là da queste big tech company, non considerando che non è questo il problema.
Cioè, noi possiamo tassare Google o Apple o Facebook per quanto ci pare, non è quello il problema. Il problema è che i nostri dati non sono in nostra gestione. Il problema lo vedremo fra 20 anni, quando ci sarà la completa evoluzione in maniera digitale dell'economia, in cui noi andremo a competere con paesi che sanno già tutto di noi, quanto abbiamo prodotto, cosa vogliamo vendere, a chi lo vogliamo vendere e a che prezzo.